Non solo dolcetto scherzetto di bambini mascherati, la festa di Halloween, ormai diventata una festività anche locale, si è portata con sé la rivisitazione in chiave USA di un prodotto che già era protagonista del nostro autunno, la zucca. Coldiretti, attraverso lo Zucca Day nei suoi mercati di campagna amica, ha unito le due tradizioni, la vecchia e la nuova. Da un lato con laboratori di cucina per imparare a usarla come facevano i nostri nonni, in zuppe, tortelli, dolci o semplicemente in padella. E dall'altro trasformando le zucche in quei simpatici mostriciattoli tipici di Halloween. Ecco quindi lezioni di intaglio anche per i bambini. La zucca ornamentale è una tipologia di zucca diversa da quelle commestibili, spiega Coldiretti. Possono avere varie forme, dimensioni e colori, ma è indubbio che l'affermarsi della notte delle streghe ha aperto il nuovo mercato delle zucche intagliate, con le quali si cimentano un numero crescente di toscani. Ma come si sceglie e come si intaglia una zucca? Occorre innanzitutto, suggerisce Coldiretti, scegliere una bella zucca ornamentale dal peso compreso tra i 5 e i 10 kg, rotonda e senza imperfezioni, perché più liscia è la superficie, più facile è intagliarla. È importante che la zucca sia ben matura, perché questo, oltre a favorire le operazioni di incisione, permette di avere un frutto dal tipico colore arancione acceso. La buccia deve avere uno spessore di 2-3 cm. Prima di incidere la zucca si comincia con il disegnare sulla buccia le linee del volto, poi si intaglia la buccia con un coltello da cucina ben affilato e non troppo flessibile. Si parte dal cappellino superiore, che deve avere un'ampiezza sufficiente da farci passare una mano per poter inserire poi la candelina. Una volta aperta, la zucca va scavata internamente con un cucchiaio per togliere tutta la polpa, i filamenti e i semi, per poi passare a intagliare gli altri tratti del volto. Per una migliore conservazione, il nostro mostriciattolo arancione ha bisogno di luoghi freschi e asciutti.